Buonasera, la Liguria continua ad essere la regione che ha la più alta percentuale di persone anziane, addirittura di tutta Europa. Gli ultimi dati indicano che la nostra regione, gli over 65, sono il 27% della popolazione, contro una media europea del 18% e italiana del 21%. Proprio su queste caratteristiche si basano alcuni progetti presentati a Bruxelles. Sentiamo. Se qualcuno credesse che la frase «La Liguria è la regione più vecchia d'Europa» sia solo un detto, si deve ricredere. Anche gli ultimi dati infatti confermano, numeri alla mano, che la nostra regione sia quella con la più alta percentuale di persone anziane. La Liguria viene infatti vista come una sorta di laboratorio dell'Unione Europea sul fronte dell'invecchiamento della popolazione. La nostra regione ha infatti la percentuale più elevata d'anziani di tutta Europa. Gli over 65 sono il 27% della popolazione, contro una media europea del 18% e italiana del 21%. I dati sono stati ufficializzati a Bruxelles da Ernesto Palumeri, responsabile della ricerca sull'invecchiamento dell'ospedale Galliera di Genova, in occasione di una conferenza organizzata dalla Commissione europea nell'ambito della Partnership per l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo. Evidentemente la Liguria viene vista come un laboratorio sperimentale della realtà dell'Italia tra 25 anni e dell'Europa tra circa 40 anni. Proprio per questo è stato presentato un nuovo progetto europeo che ha lo scopo di presentare all'Unione Europea delle proposte concrete sulle metodologie per individuare nella popolazione la presenza di fragilità e proposte di interventi specifici per la prevenzione di questa fragilità. Questo include non solo la salute intesa in senso stretto, ma anche una dimensione psicologica e socio-economica. La prevenzione passa dagli stili di vita, una dieta adeguata, promozione di attività fisica e anche dal tenere la mente in allenamento per evitare il declino cognitivo. In questo un primato positivo la Liguria lo ha ed è l'unica in Italia, ed è il cosiddetto memory training, ovvero la buona pratica ad occuparsi anche della fragilità mentale. Ricordiamoci poi che i nostri anziani sono un patrimonio su cui costruire il futuro. Cambierà a breve il sistema di allerta della protezione civile con nuove modalità di comunicazione che riguardano anche le allerte per i temporali e per le frane. Intanto prosegue la raccolta delle documentazioni per i risarcimenti dei due alluvioni avvenuti alla fine del 2014. Vediamo. È stato prorogato al 31 marzo il bando per un valore complessivo di 370.000 euro per ottenere risarcimenti per chi ha avuto l'auto o la moto danneggiata dalle alluvioni di ottobre-novembre dello scorso anno. Il bando era scaduto il 16 febbraio, ma è stato prorogato per agevolare chi ha avuto difficoltà a presentare la documentazione. Ad oggi sono state 733 le domande presentate e 220 quelle già liquidate dalla FILSE, per un totale di oltre 80.000 euro. Intanto, dal prossimo autunno sarà revisionato il sistema di allerta della protezione civile, passando dai numeri ai colori. Questo nuovo sistema di allertamento prevede una specifica allerta per i temporali ed anche una per le frane. L'obiettivo per la Liguria è così quello di arrivare, tra le primissime regioni in Italia, a realizzare una revisione generale per rafforzare tutto il sistema operativo. L'agricoltura non è immune dalla mafia, anzi proprio questo settore è uno di quelli che garantiscono opportunità di guadagno maggiori per la criminalità organizzata. Si stima che il business sia di circa 15 milioni di euro. A parlarne è il giudice Giancarlo Caselli, in qualità di presidente dell'Osservatorio sulle agromafie. Sentiamo. C'è un problema di irregolarità, opacità, illegalità in tutti i segmenti della filiera delle agromafie, con presenze anche inquietanti della mafia. Il business della mafia è stato calcolato da Eurispes e da Coldiretti insieme per un valore complessivo di 15,4 miliardi di euro. Un business consistente perché questo settore rappresenta per tutti e per le mafie anche, per le mafie se possibile in modo particolare, un'opportunità di guadagno significativa da non trascurare, anzi da sfruttare fino in fondo. Perché anche in periodo di crisi economica mangiare si deve, può sembrare cinico, ma è semplicemente realistico. Perché il nostro agroalimentare è un prodotto d'eccellenza, è il fiore all'occhiello
del nostro paese all'estero, il Made in Italy. Quindi anche da questo punto di vista delle opportunità consistenti, per usare un gioco di parole anche ridicolo, piatto ricco, micificco, nel piatto dell'agroalimentare le mafie fanno di tutto per esserci, per provare a controllare questo o quell'altro pezzo della filiera. E una migliore distribuzione lungo la catena delle risorse disponibili potrebbe sicuramente, se non cancellare, alleviare questa piaga. Se le arance calabresi ai coltivatori, agli agricoltori, vengono pagate niente e poi invece il succo viene venduto a cifre ben maggiori, oltretutto con una percentuale che finalmente si cerca, grazie anche all'Europa, di portare dal 12 al 20%, che non consente appunto una migliore distribuzione lungo la fascia complessiva, ecco che si aprono anche margini più ampli per il caporalato, per questi fenomeni di sfruttamento dell'uomo sull'uomo che sono davvero indegni di un paese democratico. Le autorità portuali liguri potrebbero essere oggetto di una piccola rivoluzione con un loro unico coordinamento. L'idea è stata sposata dall'assessore alle infrastrutture Raffaella Paita dopo un'idea lanciata dal presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani. Sentiamo qua. Che in questo paese si stanno troppe autorità portuali e che questo spesso, diciamo così, abbia anche costituito un limite per le autorità portuali e i porti forti come quelli della nostra regione, questo è un dato di fatto. Raffaella Paita, assessore regionale alle infrastrutture e candidata alla presidenza della regione Liguria per il centro-sinistra, sposa, almeno in parte, la proposta fatta da Deborah Seracchiani sulla razionalizzazione delle autorità portuali. La posizione della Paita però è quella di non cancellare le autorità portuali, ma di integrarle attraverso una pianificazione politica, che potrà essere guidata da un assessore che avrà una delega specifica dedicata proprio all'integrazione. Che complessivamente questo paese abbia anche pagato in termini di competitività il fatto che si siano create tante autorità portuali anche quando non c'era bisogno di averne così tante è un fatto vero, e penso che un'impronta riformistica faccia bene Deborah a sollecitare una razionalizzazione del sistema, che è un po' nello spirito che dico io: lavoriamo insieme, integriamoci e, come dire, facciamo vedere al resto del mondo che quando ragiona su un porto come quello di Singapore o come un porto cinese è un porto di grande estensione. Noi in fondo siamo un unico porto e questo unico porto, pur mantenendo le proprie specificità territoriali, può lavorare in una logica di forte integrazione, di pianificazione e secondo me anche essere, come dire, irrobustirsi in termini di efficacia e competitività. Più che pensare, diciamo, al fatto di far scomparire delle realtà territoriali, io penso invece a farle comparire di più in un'integrazione di sistema che sarà la pianificazione regionale dei porti dei prossimi anni. Anche su questo ci sarà una delega specifica tra gli assessori dedicata proprio all'integrazione dei piani regolatori portuali tra le tre aree, diciamo, principali del territorio ligure. Ci sono cose che dovremmo fare insieme, pianificare, cose che potremmo fare, diciamo, coordinandoci, e cose che inevitabilmente dovranno rimanere sotto l'egida, diciamo, delle comunità territoriali, perché sarebbe sbagliato accentrare, come dire, delle dinamiche facendo perdere alle dimensioni territoriali la loro funzione. E desta sempre particolare preoccupazione la situazione politica presente nel sud del Mediterraneo, un'instabilità che può infatti avere riflessi negativi per quel che riguarda l'economia legata al mare e alla portualità, in particolare nei servizi. I dati del 2014 dicono che Genova ha avuto una crescita di oltre il 10% a livello numerico, mi riferisco ai contenitori nella fattispecie, a dispetto di altri porti italiani che solo un paio sono cresciuti di piccole percentuali e altri sono rimasti fermi, se non addirittura arretrati. I dati confermano che il porto di Genova sia in continua forte crescita e le ultime notizie relative al piano regolatore, con opere destinate ad agevolare l'arrivo delle grandi navi, sicuramente possono influire positivamente. Gli operatori però continuano ad essere preoccupati, soprattutto per quel che riguarda i mercati globali, pensando alle vicende in atto nel sud Mediterraneo, dove la situazione politica è sempre particolarmente instabile.
E solo una parte di questi paesi, cioè la Tunisia e il Marocco, non soffrono di questi problemi, mentre la Libia purtroppo sì, mentre l'Egitto comunque ha ancora una situazione abbastanza, tra virgolette, movimentata. È fuori discussione che quella è un'area che ci vorrà del tempo prima che si possa immaginare di avere una situazione normalizzata. Io penso solo che guardando proprio una cosa, diciamo, guardando una panoramica internazionale, oggi per esempio i traffici dal Far East verso l'Europa sono frenati, tant'è vero che i noli marittimi sono fermi al palo, se non addirittura si stanno ulteriormente contraendo. Credo che questa situazione non fra troppo tempo credo che dovrebbe cambiare, perché poi abbiamo visto, guardando, è un po' come l'andamento di borsa, del famoso discorso dei 7 anni, il su e giù. Prima o poi questa situazione dovrà sicuramente riprendersi e noi dovremo essere pronti naturalmente ad accogliere le nuove opportunità con le navi e con le strutture a terra per poter accogliere questa nuova economia che sicuramente riprenderà. La candidata a presidente della regione Liguria del Movimento 5 Stelle, Alice Salvatore, ha lanciato un'idea per l'individuazione dei suoi assessori in caso di vittoria. Questi dovranno essere scelti attraverso un bando pubblico a curricula aperto a persone esterne al movimento. Gli assessori sarebbero quindi scelti in base alle competenze, mentre per la composizione del listino si proseguirà con la graduatoria dei 24 candidati creata dalla rete con il voto degli iscritti, 3 da Genova, 1 per ogni altra provincia. Il Consiglio di amministrazione della Riviera Trasporti ha fatto sapere che l'Assemblea dei soci riunitasi in data odierna ha deliberato all'unanimità di revocare la disdetta della contrattazione di secondo livello alla luce degli accordi sottoscritti tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, validata innanzi al prefetto di Imperia Silvana Tiziano l'11 marzo scorso. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale ringraziano quindi i soci presenti per il grande senso di responsabilità e precisano che tale revoca sarà applicabile solo nel caso in cui l'ipotesi di accordo verrà validata dai lavoratori. E potrebbe avvenire la prossima settimana oppure in settimana Sanremo l'apertura del tratto di pista ciclabile chiusa per consentire la realizzazione dei lavori per la nuova rampa per lo sbocco del torrente San Francesco. L'intervento prevede anche la realizzazione della nuova piazzetta nell'area di passaggio tra Piazza Bresca e il Porto Vecchio in servizio. Potrebbe avvenire già in settimana l'apertura del tratto di pista ciclabile chiusa per consentire la realizzazione dei lavori che stanno proseguendo a pieno ritmo a favore della nuova rampa per lo sbocco del torrente San Francesco a Sanremo e per la realizzazione della nuova piazzetta nell'area di passaggio tra Piazza Bresca e Porto Vecchio. Il tratto di pista è stato rialzato per consentire il compimento di un nuovo scolmatore nella zona tra l'incrocio di Via Roma sotto Passo Croce Rossa e la foce dello stesso Rio vicino alla spiaggia dell'Arenella. Il cantiere è stato aperto insieme a quello dell'innalzamento della pista ciclabile sopra appunto il San Francesco all'altezza di via Nino Bixio per proteggere il deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge. Il torrente San Francesco è stato diviso in due nell'ultimo tratto del nuovo Rio correrà in corrispondenza con Palazzo Guidi per proseguire fino al mare. I lavori di innalzamento della pista ciclopedonale sono stati più veloci per garantire lo svolgimento del Giro d'Italia che dovrà transitare sulla pista il 9 maggio in occasione della cronoprologo San Lorenzo-Sanremo. Una volta terminati completamente i lavori ad aprile si spera nel rispetto dei cittadini e di coloro che frequentano la movida della vicina Piazza Bresca. La cronaca è incidente mortale questa mattina sulla linea Milano-Genova. All'altezza di Pavia una persona infatti deceduta dopo essere stata investita. Per permettere le operazioni di soccorso e successivi accertamenti da parte di Polferre e Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti tra il capoluogo Ligure e la stazione di Milano Centrale. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in via Piemonte a Ventimiglia Alta, dove sono intervenuti i vigili del fuoco della città di confine di Imperia, i carabinieri e la polizia municipale. Il rogo ha invaso l'ultimo piano di una palazzina dove c'era un anziano che avrebbe riferito di aver sentito un forte rumore prima che le fiamme si sviluppassero. La donna, una 75enne, è stata soccorsa in quanto lievemente intossicata dal fumo. Sono in corso ora accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'accaduto, anche se sembra probabile si sia trattato di un cortocircuito.
E grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri di Sanremo hanno arrestato un 21enne marocchino pregiudicato senza fissa dimora. Il suo intento era assemblare una nuova bicicletta mischiando i pezzi che aveva rubato da altre biciclette per rendere più difficile le ricerche. Lo straniero è stato però intercettato dai militari in corso Marconi che hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi. Un pregiudicato albanese residente a Varazze è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di aver picchiato la moglie e ferito il figlio con un coltello. I fatti sarebbero svolti nella tarda serata di sabato. Moglie e figlio sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Paolo di Savona, dove sono stati giudicati guaribili in una settimana, mentre l'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Sant'Agostino. Sempre i carabinieri di Sanremo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 39enne albanese residente a Sanremo che ha violato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. I militari hanno inoltre accertato che lo straniero non aveva rispettato i propri obblighi per commettere dei furti. I poliziotti di quartiere del commissariato di Sanremo hanno ritrovato, dopo un'indagine lampo, un minore africano scomparso negli ultimi giorni di febbraio, la cui assenza da casa aveva destato grande preoccupazione. Il minore non aveva ancora 14 anni e per sopravvivere aveva commesso alcuni piccoli furti. Durante i controlli sul territorio, gli agenti hanno anche ritrovato una bicicletta rubata che è stata restituita al legittimo proprietario, detenuta in un'abitazione occupata abusivamente e scoperta nei giorni scorsi. Ne facciamo una breve pausa, ma ci sentiamo tra poco con la seconda parte del giornale. Grande successo ad Andorra per la regata nazionale classe laser organizzata dal Circolo Velico Andorese e dal Club del Mare di Diano Marina. Soddisfazione è stata espressa anche dai commercianti locali per la ricaduta turistica dell'evento. Vediamo. Grande successo per questa manifestazione Laser Cup. Per 3 giorni questi velisti sono usciti, si sono divertiti, hanno fatto le gare, hanno riempito gli alberghi, hanno fatto turismo, hanno contribuito a migliorare il benessere della nostra città. Ci auguriamo che anche in futuro queste manifestazioni si potranno ripetere sempre più spesso. Volevo ringraziare il Circolo Nautico per questa manifestazione, ovviamente anche l'amministrazione che ha contribuito a far venire in questo periodo di bassa stagione un numero elevato di ragazzi che hanno partecipato alla regata e hanno dato un sostegno a noi importante con la loro presenza e abbiamo pensato appunto per incentivare anche situazioni future di creare una sorta di Andorra offre con un carnet dove all'interno è possibile avere sconti e promozioni da parte di tutti i commercianti, oltre ad aver contribuito volentieri al pasta party e altre piccole necessità che il circolo stesso ci ha fatto presente aver bisogno in questo periodo. Allora, siamo all'epilogo di questa edizione dell'Italia Cup, abbiamo appena effettuato la premiazione, giornata conclusiva molto molto impegnativa per gli equipaggi con punti di addirittura 41 nodi, comunque complimenti veramente a tutti perché hanno fatto una bellissima regata. Un grazie, un complimenti a tutti, un grazie al Circolo di Diano Marina che ci ha supportato, al Comune e a tutti quanti ci hanno dato una mano. Grazie ancora. Cambiamo decisamente argomento, proseguono le campagne di raccolta fondi da parte dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. L'obiettivo è sempre quello di finanziare progetti di formazione e specializzazione di giovani ricercatori e programmi pluriennali. Vediamo uno dei contributi che ci ha inviato l'AIRC.
Sono Anna Villarini, biologo nutrizionista dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Oggi sappiamo che un terzo dei tumori sarebbe evitabile se mangiassimo diversamente. Dopo aver illustrato le proprietà salutari degli alimenti, specialmente dei cereali integrali, dei legumi, della verdura e della frutta, con questa serie vogliamo tradurre i consigli in pratica. Con l'aiuto dello chef Sergio Barzetti prepareremo 4 ricette sane e gustose per tutti i pasti principali della giornata. Beh, quindi non rimane altro che divertirci cercando di unire il buono, il sano e il bello. Per cucinare con noi seguite i prossimi appuntamenti, vi aspettiamo. E farà tappa come di consueto a Diano Marina per rendere omaggio al cippo dei campioni su Capoperta, la terza edizione della classicissima d'epoca Memorial Girardengo sulle ali della leggenda, in programma domenica mattina prima del passaggio tra Milano a Sanremo per professionisti. Presso il monumento dedicato a Coppi, Bartel e Girardengo avrà luogo la benedizione e il ricompattamento con gli eroici che giungeranno direttamente da Milano in sella biciclette anni 20, per loro la partenza fissata a mezzanotte con arrivo a Sanremo circa un'ora e mezza prima dei professionisti. Con sfilata sotto lo striscione di via Roma, l'amministrazione comunale della città degli Aranci offrirà il rifornimento ai partecipanti. E si sono conclusi a Sanremo gli eventi per celebrare i 75 anni dalla morte di Don Orione, spentosi nel 1940 proprio nella città dei Fiori. Ieri mattina nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, quella dove ebbero luogo i funerali del santo, si è infatti tenuta la celebrazione della Santa Messa presieduta dal cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino. Per l'occasione è stato presente a Sanremo il gruppo musicale Orione, la banda storica di Borgonovo, Valtidone, che ha poi sfilato con le maggiorette lungo le vie della città. Bene, ora ci occupiamo dei cantieri sull'Altofiori, poi del quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato da lunedì 16 a domenica 22 marzo. In direzione Francia, carreggiata nord tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico del viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno. Nell'ambito dei lavori programmati per l'adeguamento sismico del viadotto Prino in via Italia, resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Imperia Ovest per i veicoli provenienti da Ventimiglia fino alle ore 18 di mercoledì 1 aprile, salvo posticipi delle lavorazioni a causa di maltempo o anticipato termine dei lavori. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, martedì 17 marzo. Ancora tempo perturbato fino a metà giornata, con piogge e rovesci sparsi. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Schiarite in serata, umidità su valori medio-alti in calo in serata, i venti moderati da nord a ponente, da nord-est a levante. Il mare in calo da molto mosso a mosso. La protezione civile segnala possibili locali rovesci o temporali fino alle ore centrali della giornata. Dopodomani, mercoledì 18 marzo, correnti più secche e settentrionali portano ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Umidità in calo fino a valori medi, venti al mattino settentrionali deboli in attenuazione nel pomeriggio e con direzione variabile. Il mare sarà mosso in calo fino a poco mosso. Bene, è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata.